Ma dovevi portare il chuck. Quindi come facciamo ad aprire il video? È un problema serio, fare cos'altro che devi fare check. Comunque cosa posso fare? Ho due questi pezzi di polistirolo. Beh ragazzi. Aspetta. Sì dai, può funzionare. Allora. Proviamo. Ciao a tutti e bentornati su MTV. Beh dai, funziona. Può funzionare. Potete vedere che con me c'è una personcina speciale che probabilmente molti di voi già conoscono. Vuoi dire qualcosa? Vuoi presentarti? Ciao, sono Felipe, ho 23 anni e drogo da... Sono qui con Emma perché le ho chiesto un piccolo aiuto per una cosa che solo una donna potrebbe solo una donna poteva aiutarmi in questa cosa. Cioè beh, non è che sia un problema, però ci tengo ad avere un parere femminile. E ci sono qua io per questo. Qual è il tuo problema, Felipe? Allora, veramente una seduta dallo psicologo. In pratica c'è questa ragazza che ho conosciuto qualche giorno fa. Io ho un prototipo, diciamo, di ragazza. A me piacciono spesso dello stesso tipo, okay, no? Con le stesse caratteristiche, no? Questa è totalmente diversa da tutte quelle che normalmente mi piacciono e quindi già questo mi fa strano. Come abbiamo tanti interessi in comune, eccetera, anche se esteticamente diciamo che normalmente non mi piacerebbe, lei mi piace proprio, no? Allora cosa ho fatto? Siccome dopo tot giorni che si è amici con qualcuno, entri automaticamente nella zona amici, no? Ho detto, ci siamo appena conosciuti, ecco, okay. Magari metto le mani avanti e dico, visto che ci conosciamo da poco, è meglio dirtelo adesso che tra mesi, che poi magari mi dice, ma ormai ti vedo solo, sei come un fratello, ecco, con me. Oh, terribile, una delle frasi più brutte. Esatto, allora ho detto, ascolta, mi stai piacendo, potrei avere una possibilità. E lei mi ha detto che anche lei, diciamo che ha... sì, sembra, ma voi donne siete difficili. Mi ha detto che anche lei trova che ci sia sinergia, ma che per ora, in questo periodo... Lo so, appunto! Però mi ha detto, attenzione, in futuro, chissà. Ok, questa cosa è interessante, abbiamo delle possibilità aperte qui. Cioè, non lo so come te, perché voi siete machiavelliche, no? Siete come un cubo abbastanza, di Rubik. Abbastanza. Quindi, secondo te, cosa pensa realmente? Tan tan tan! Ti ho detto che è interessata, non credo che abbia mentito perché non avrebbe assolutamente senso. Cioè, vuol dire che un interesse c'è e quindi è una buona cosa. Altrimenti avrebbe detto... Esatto, cioè magari un modo un po' più carino, tipo non mi piace così. Secondo te è tipo una scusa? Del futuro non capisco. Però non ti avrebbe lasciato in sospeso, scusami. La finestrella aperta, no? Scusa, non si fa così. Forse vuole essere sicura, vuole tipo conoscerti un po' meglio. Sei sicura di non buttarsi in una relazione e poi pentirsi. Non che ci sia niente di cui pentirsi, per carità. Ma non si... Emma! Lo può sapere, voglio dire. Conosci da poco. No, quello è vero, dai. Quindi magari... dobbiamo solo conoscerci un po' meglio. Allora ti chiedo un altro consiglio. Ormai è confermato che mi piace. Ok. La penso spesso. Sono in fase cotta adolescenziale proprio. E quindi, cioè, mi piacerebbe anche sentirla spesso, eccetera, magari uscirci. No? E io spero che lei non veda questo video. Ecco. Sorvoliamo. Se bloccala. Però appunto, cioè, non voglio neanche fare quello che minchia sempre lì a scrivere, okay, eccetera, sì, l'ansia, sì, che poi inizia a diventare pesante, no? Quindi io sto sulle mie, le scrivo, cioè praticamente non le scrivo molto poco. Okay. Cioè, il giusto. Ok, il giusto va bene, non troppo poco, però che non si dimentichi, cioè, che esiste. Esatto. Secondo te dovrei, non lo so, scriverle di più oppure cercare di pensare ad altro e far finta di niente? Cioè, come no, approcciare? Pensare ad altro no, cioè se lei è interessata non avrebbe senso. Sono questioni di tempo, bisogna continuare a provarci. No, secondo me anzi potresti scriverle un po' di più. Cioè, se lei ha dimostrato di essere interessata non credo che la prenderebbe come... Oddio, questo qua, sempre quella che mi scrive, ancora che insiste. Secondo me le farebbe solo piacere appunto conoscerti un po' di più. Magari confermerebbe le sue idee, sai, cioè, che lei è un po' interessata. Non lo so, a me sembra una cosa molto lieto fine. Dici? No, speriamo, dai. Sono già qui con la ship pronta. Speriamo, anche perché davvero da un sacco di tempo che... un sacco di tempo che non mi piace una ragazza veramente. Cioè,
sì, è un po' come ci sono i ragazzi carini, sì, che dici ok, bello, ma non è, sì, che mi piace. Però io... una cotta di quelle, questa sì, sì, è quella giusta. Ma sì, un po' le farfalle nello stomaco, cose così. Che sì, oh. Boh, sì, speriamo bene. E poi diciamo che è un po' strana effettivamente lei. Ok. Cioè nel senso, già voi siete strane, no? Certo. Poi quando il tipo proprio di ragazza è ancora più strano, serve proprio un dizionario, cioè serve una laurea, okay, praticamente. Comunque non è uno strano da serial killer che nasconde cadaveri nell'armadio, ma è uno strano da... ci sono anche quelli, ma è uno strano da, è un da tipo particolare, ma quelli? Mi piace, senti, te, quindi... Allora, mi ha parlato a volte di cose strane, però non penso che sia il suo allora, atteggiamento normale. Oh, mi fai venire il panico, è una serial killer, io non voglio stare con una serial killer. Ti auguro che non lo sia, tieni questa opzione. Non lo auguro anch'io. No, sei tranquillo, no. Vabbè, ti farò sapere se grazie, mi messaggi strani. Se non rispondi più ai messaggi vuol dire che ti ha ucciso. Sei la sua prossima vittima. Posso tenere aperto questo, diciamo, sportello di consulenza? Assolutamente, certo, 24 ore al giorno. Mi devi ovviamente 2000 euro per seduta, ma... Vabbè, dai ragazzi, è un prezzo di favore, perché sei tu. Bene, quindi allora... Ci vediamo alla prossima seduta. Non mi rivedrai mai più. Ti auguro tutto il meglio con questa relazione. Grazie, il mio lavoro qui è compiuto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per essere stato con me in questo video. Iscrivetevi al suo canale, ovviamente, stalkerate il suo canale, sui social, tutto quello che volete. E guardate il nostro video che abbiamo fatto insieme sul suo canale. Trovate il link qui sotto nell'info box. Spero che avrete una splendida, magnifica, meravigliosa giornata. Ciao, al prossimo video. Shabam!